Sono Vicky ed eccomi qui con un nuovo video. Oggi è una giornata speciale perché oggi vi recensisco l'ultima parte del Signore degli Anelli, quindi il libro Il Ritorno del Re, perché ho finito il Signore degli Anelli. Yeah! Dovete capire che era il mio conto in sospeso perché era l'unico libro che avevo interrotto, di fama mondiale, a buona ragione, e insomma l'ho finito dopo un bel po' di tempo. Allora, Il Ritorno del Re è più piccolo degli altri due libri e anche più veloce dal punto di vista narrativo, cioè scorre un po' più veloce rispetto alla seconda parte e soprattutto rispetto alla prima. Praticamente in quest'ultimo libro si va verso le battute finali, cioè ci sono delle battaglie, la guerra finale e soprattutto la parte finale in cui Frodo riesce a distruggere l'anello. Insomma, questo è uno spoiler, però voglio dire, chi non conosce il Signore degli Anelli oggi, anche grazie al libro? Insomma, c'è il lieto fine. Allora, mi è piaciuta tanto la battaglia di Gondor, la guerra di Gondor è quella proprio fondamentale, descritta davvero molto bene, c'è proprio una vera scena di guerra fatta bene. E in questo libro mi è piaciuto moltissimo il personaggio di Eowyn, credo si chiami Eowyn, non vorrei sbagliarmi, se sbaglio in caso rettifico, ma non credo, Eowyn credo si chiami. Allora, mi piace Eowyn perché le donne del Signore degli Anelli sono tutte bellissime, dall'aria dolce, etere, oppure così potenti da essere superiori a tutto, quasi intoccabili. Invece Eowyn è una donna normale, perché comunque si innamora come le donne, e ha veramente un bel carattere, fiero e soprattutto coraggioso, perché si veste da uomo, va in battaglia con l'armatura, cioè è veramente fortissima Eowyn, mi piace tanto. Insomma, vi dico in generale cosa penso del Signore degli Anelli, adesso che l'ho finito proprio in generale, tiriamo le somme, insomma. È bello, è la storia originale, bella, ben costruita, personaggi indimenticabili, scritta benissimo perché Tolkien è un grande, l'ho scritto proprio bene, 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 proprio in modo che vi rimane impresso, però diciamo non è un libro che mi è rimasto nel cuore. Non è un libro che rileggerei, ecco, semplicemente non perché la storia non sia bella o scritta bene, semplicemente perché è molto lungo, ed essendo molto lungo ciò comporta che sia anche lento e un po' pesante, impegnativa come lettura, perché essendo così lungo è inevitabile. Solo per questo, non perché non sia bello, come vi ho già detto, non è un libro che mi è entrato nel cuore, ma questa è una questione di gusti. E insomma, sono contenta di aver terminato questa lettura. Mi è piaciuto moltissimo in quest'ultimo libro sempre la parte di Sam, perché Sam è veramente straordinario, in quanto da uomo semplice sa tirar fuori un grande coraggio e fa cose che secondo me non avrebbe neanche mai pensato lui di poter fare, e il personaggio di Sam è sempre sorprendente, soprattutto negli ultimi due libri, più che nel primo. E non so se la sentite, ma c'è la partita. Gioca l'Italia, il mio ragazzo ce l'ha tipo a tutto volume. Piccola parentesi. Insomma, questo è ciò che avevo da dirvi sul Signore degli Anelli. Anche il film. Il film è molto bello, proprio soprattutto quest'ultimo film. Riprende proprio fedelmente il libro, fatto proprio bene. E se non sbaglio è quello che ha preso una marea di Oscar, tipo 11, insieme al Titanic e a Ben-Hur. E beh, è fatto veramente bene, veramente notevole, però ero anche un po' tra virgolette annoiata a guardarlo, perché avevo letto il libro, quindi la storia ormai la sapevo proprio tranquilla, già la sapevo prima, più ho riletto il libro, e quindi a rivedermi il film, stavolta l'ultimo film me lo sono visto un po' del tipo ok, conosco già questa storia, basta, nonostante sia un bellissimo film. Come vi ho detto, è una questione di gusti, ci sono cose che ti entrano nel cuore e altre no. Questo io lo reputo veramente straordinario come libro, va letto almeno una volta nella vita, però non mi è entrato nel cuore, cioè non lo annovero tra i miei libri preferiti, questo volevo dire.
Spero che il video vi sia piaciuto, dalla prossima volta vi recensirò un nuovo libro, basta col Signore degli Anelli, e come al solito oltre ai tag sui libri o ai cartoni animati, agli anime, manga, eccetera. E tra qualche giorno vado anche a Firenze, per cui vi ho chiesto sul gruppo Facebook che libro mi consigli, se volevate un vlog, mi avete detto di sì e quindi farò un vlog a Firenze, quindi vedrete anche quello. Se il mio video vi piace, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati quando carico una nuova puntata, mettete un like per farmi capire che apprezzate, perché è l'unico modo che ho, e se vi va commentate, soprattutto commentate, perché mi va sempre di chiacchierare di libri, cioè mi va sempre tantissimo. E nulla, ci vediamo alla prossima puntata. Un bacione e alla prossima. Ciao!